sapete, oggi è Halloween. Bisogna essere gentili gli uni con gli altri. Cioè, ogni tanto c'è questa cosa di Natale, ma anche in altre feste, anche ad Halloween. Comunque, bisogna essere gentili. Avrei bisogno. No. Di una camicia. Quadri. Va bene. Davvero? Sì. Cioè, proprio così. Che colore ce l'hai? Scusate, volevo rendere partecipe anche Jasmine. Ciao. Oggi ho fatto un box delle domande sul mio profilo Instagram e vi ho chiesto appunto di farmi domande su me e Simo. Adesso risponderemo insieme. Ok, inizio io. Prima domanda. Già pensate l'uno dell'altro? Io non penso. Che cosa vuol dire che non penso? Che non penso. Io penso, è una bellissima ragazza, è molto simpatica, è una scassa coglioni, rompe sempre le palle, si lamenta sempre. Prima mi dava tante coccole, ora non mi dà più le coccole. In realtà vi sto dicendo tutte cose vere, però dovete sapere che c'è stato un periodo nel mio anno che ho vissuto in The House dove non ci siamo parlati tipo per 3 mesi. Ci odiavamo. Mi ha rotto anche la porta del bagno perché stavamo litigando per un video TikTok. Mi ha rotto la porta del bagno perché Simone quando si arrabbia è violento. Questo penso di te, che sei una persona violenta. Non sono una persona violenta. Sì, questo penso di te, che dovresti imparare a dosare la tua rabbia quando sei arrabbiato. Vuoi dire che non è così? Ciao. Ciao. Seconda domanda. No, la faccio io, la leggo io questa. Ok, vai, scusa. Cosa avete pensato l'uno dell'altro la prima volta che vi siete incontrati? Ci siamo visti, era giugno del 2020. Ci siamo visti a Milano. Era la prima volta che ci siamo visti tutti insieme, in realtà. Già lo conoscevo, appunto, perché parlavamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, su FaceTime. Ho pensato che fosse più brutto dal vivo. Sono più brutto dal vivo? Scherzo. No. Dobbiamo cominciare con le paranoie, no, fermatelo. Sai cosa ho pensato io? Non posso dirlo. Non devi andare su YouPorn questo video. Ma io ti spiego cosa ho pensato io e poi cosa ho pensato la massa. Ok, la che massa. Bella, che bella Jasmine, un bacino, ti voglio tanto bene. Ah, perché ero l'unica donna, comunque. Era tipo una roba che sale, tipo, minchia che culo. Bene, terza domanda. I piedi di Jasmine sono belli. Sono bellissimi. Chiedeteli a Davide. Chiedetelo a Davide. Davide. Mi sa che Davide è quello più fetish. Davide una volta mi ha baciato un piede. Eravamo a Monsummano Terme, pure di Yusuf. A me fanno tutti schifo, altamente, tutti i piedi. Porto 40 di piede, raga, c'è una sleppa. Sì, minchia, una cazzo di zattera. Cioè, puoi andare in barca? È una zattera. Guarda il lato positivo, che se quest'estate vuoi una barca non la devi pagare. Puoi prendere il mio piede. Comunque i miei piedi sono bellissimi, vero Bonnie? Comunque no, a me non piacciono. Non i suoi piedi, sono tutti bellissimi i piedi in generale. Prossima domanda. Questa è per te, per Simone. Vorresti che Jasmine tornasse in house? Ti manca? PS, vi adoro. Grazie, che carina. Cuori per te. No. Ok. Allora, aspetta, rispondo serio. Okay. Ok. Sinceramente, no. A volte, sì. Poi, ricordo. Mi vengono in mente tutte le volte ti sei lamentata, rompevi. Ah, ti le formiche, c'è quella. C'è Emily che lo fa al posto mio. Oh no. Che ti lamenti. Sì, più che altro perché gli voglio tanto, 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 tanto bene e stavamo tantissimo tempo insieme. Sì, a parte in quel periodo in cui non ci sopportavamo proprio, cioè esatto. Proprio... Non si potevamo proprio vedere, giuro, cioè non so come spiegartelo. Era fuoco. Perché in realtà Simone ha fatto in un modo strano. Posso litigare il giorno prima e il giorno capito? Dopo. Capito, però per come sono fatta io, che in realtà siamo molto simili. Ma l'ha riguardito, capito? Lui riesce a passarci sopra, adesso ancora di più. Io no. Magari una mattina si svegliava e mi chiedeva di fare un video carino dove sembravamo in pace, in amore. Io guardavo e dicevo, sì, ma che no. Ma perché io sono buono? Sì, sei buono quanto ti pare. Comunque sì, vorrei fosse ancora qui. Però vabbè, ho scelto altre cose. Però ogni tanto torno comunque. Questa è una domanda generica. Avete autostima di voi stessi? Simone, non dire di no perché ti giuro. Tu non puoi dire. Ma dipende di no. In cosa? Nel lavoro, in estetica, tutto. Comunque sì, abbastanza. Tu vai a periodi? Esatto, vado molto a periodi. Sono momenti in cui mi vedo proprio una figa spaziale. Momenti in cui proprio mi faccio schifo in una maniera eclatante. E stavo parlando delle storie di questo, nel fatto delle labbra. Cosa che a me crea insicurezza e non mi fa alzare l'autostima, sono le mie labbra. Ma infatti, perché ce le hai? Ho dato il filler, tranquillo. Secondo me passi da momenti in cui dici sei piena, cioè non neanche piena dell'autostima, però tipo, no, tu sei sicura di quello sicura, che fai. Capito? Sicura di quello che e fai, sembra insicura che abbia di quello che non puoi fare. Mi serve la prolunga per capire. Questo qua è tipo Shakespeare. In che senso? O ci sono volte in cui mi chiami e fa, oh, guarda che brava che sono, guarda che figa che sono, e volte in cui mi dici, ma però questa cosa di me mi fa proprio schifo, no, basta, sì, ma no, sto sì. Male, per fare così. Quindi quando mi chiama sta sul letto, doppiamento. È vero però. Perché avete il simbolo dell'orso? Perché
abbiamo il simbolo dell'orso? Ti spiego. Me lo spiega perché io non lo so, non me lo ricordo. La prima volta che l'abbiamo usato l'ha usato lei. Tipo in un video, un qualcosa. Non mi ricordo, però mi ricordo usata perché mi sembrava, cioè obiettivamente sembra un orsetto. Ah, è vero, perché ti abbracciavo sempre. Mordevo anche. Un botto, raga, un cannibale proprio. I colori che c'hai, capito? Mi ricordi un po', capito? I capelli, la faccia. Quindi poi l'abbiamo portata nel tempo. Ancora adesso lo siamo in realtà, Anche perché in realtà all'inizio del nostro rapporto di amicizia eravamo molto appiccicosi l'uno con l'altro. Veramente tanto, non lo, vi giuro, mi dà troppo fastidio. Ah, io continuo a essere super mammone, mamma coccoloso mia, e tutto. Mi dà troppo fastidio. Perché io sono fatto così e perché io sono mammone. Io appena mi lego a una persona sono tipo mamma mia, mamma. Sì, è vero, sei molto mammone. All'inizio era tipo molto così e poi ho fatto Perché all'inizio non ci vedevamo tanto spesso, capito? Poi c'eravamo tutti i giorni, ovviamente. Sì. Meno male che la mia camera stava da tutt'altra parte rispetto alla sua, perché sennò era un accollo continuo. Mi bussava in camera ogni giorno, almeno 10-15 volte, per raccontarmi anche una minima cavolata. La rosa si è rotta. E lui mi bussava in camera e lui lo sa che mi dà fastidio, perché se sto da sola, per i cavoli miei, sto a parlare al telefono, sto a fare qualcosa, non mi devi rompere. Stavo sempre al telefono, sempre. Tu, lei era fidanzata? Sai che non lo sanno che io ero fidanzata quando stavo qui, Adesso lo sapete. Vabbè, lei era fidanzata quando stava qui. Tutti i ragazzi che ha avuto Jasmine, secondo me, si sono rotti le palle di te, perché li chiamavi sempre. Quello è fatto, punto. Cioè, per carità, i suoi ex tutti simpatici, ma io di più. Tocca a te. L'ultimo film visto insieme. Ieri. Danny Dee e Jennifer Aniston. Ma che sto dicendo? No. L'ultimo film che abbiamo visto insieme, mi pare fosse in camera mia, quello di Checco. Perché siamo addormentati. È vero. Quando dorme è una persona proprio tanto appiccicosa, veramente tanto. Cioè, capitava che, ne so, che sta ragata sul divano, mi si appiccicava e ci rimaneva. Cioè, dormiva proprio così. 80 kg di uomo, non so quanto pesi, però... 80 kg. Cioè, non è proprio facile da spostare, capite? Chiedete alle vostre mamme se vi vorrebbero come fidanzati dell'altro. Poi si mette a parlare delle uova, di cosa hai mangiato a pranzo, no, di cosa mangi a cena. Ah, ma di sino è così. Kena Mobile, messaggio gratuito. Siamo spiacenti. Zii, se non chiama me, sta chiamando altri. Ciao. Bene, tu come stai? Benissimo. Bene. Dovevo rivederti. Sono a casa con Jasmine. Jasmine di Roma? No, sì, Jasmine quella di Roma. Sì, una è Jasmine, l'altra è Jasmine, tutti si confondono. Jasmine, no, mamma. Jasmine di Roma? No, Jasmine era di Roma. No, Jasmine è di Roma, Jasmine non è di Roma. Ah, e tu con chi sei? Con Jasmine? Con Jasmine, quella di Roma. Ah, salutamela. Mamma, allora ti spiego. Secondo te... Sì, a Roma, okay, o a Milano? Sono a Milano ora. Secondo te, ah, ok... Cioè, mi hanno chiesto, vorresti avere Jasmine in questo caso come mia fidanzata? Io o tu? Tu madre di Simone, io. Sì. Vorresti avere Jasmine, lei, come fidanzata mia? Tu sei felice con lei? Cioè, io sono sempre felice con lei. Allora, io vi benedico, non vi do la mia benedizione. Okay, quindi... Ma lei non è fidanzata, scusami Simone. Ma lasciamo stare questo particolare che non serve dirlo. Sì, no, perché le persone ci hanno chiesto, guarda, chiedete alle vostre mamme se vorrebbero avere l'altro come fidanzato. Non stiamo insieme, cioè non ci metteremo mai insieme. Ma io so che tu sei tanto amico suo, cioè le vuoi bene. Quindi tu dici che secondo te... Secondo me... Siete una bella coppia. E se sono fiori fioriranno. Poi hai detto, mo, siete tanto amici, tante robe, e poi mo la bella coppia. Eh sì, anche come, no, una bella coppia, anche come amici, Non è detto che bisogna... Ok, va bene, ti amo, ciao, ma ci vediamo fra qualche giorno, ciao, che torno a casa. Ciao, ciao. Ok, ciao. Sta scherzando, ovviamente. Abbiamo sempre avuto questa cosa, amici, robe. Vieni, però... vieni. Tanto ormai questo video è diventato un video pubblico. Come una mia amica. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sappiate che io e Simone non ci metteremo mai insieme. Ma mai. Ma mai. Ma anche se fosse l'ultimo uomo sulla terra, probabilmente. Però ci vediamo bene. E ci vediamo. Non è il tuo canale, però. Hai ragione. Ciao.